Allora, smanettando, sono riuscito ad arrivare dentro questa stanza che c'ha un po' di trappoline. Ora le spegniamo. C'è una. Ah, ok, la stanza di Elminster, bene. Ti ho detto, prima di registrare, fammi aprire un po' di. Di cose, di porte a buffo. Vediamo che succede. Quella pesante è possibile schiudere la via verso la tesoriera. What? Tesoriera? Di Elminster, ok. Ok, ora devo tornare indietro però. Yahoo. Ok, siamo dagli altri. Noi venivamo da qua. Questa è la tesoriera di Elminster. Ok, bene. Passiamo, mi fa danno sta roba? No. Vediamo che robetta c'è dentro, va. Allora, ci abbiamo un forziere dorato con una pergamena. Costringe una creatura a danzare. Ok, pergamena di disintegrazione, 500 danni, un sottile raggio verde. Io tra l'altro queste pergamene le devo cominciare ad usare perché alcune sono veramente forti. Vetrina da aprire questa qua. Ci abbiamo la chiave? No, la scassiniamo. Ok. Niente di più semplice. Slot incantesimo. Codice dei. Le pagine sono coperte di simboli esoterici e strane rune. La necromanzia del Tai. Ci sono segreti sulla vita e sulla morte noti solo ai maghi rossi. Trascrivere tali segreti su pergamene è un rischio che non osano correre. Pena esporli agli occhi degli indegni. Chi meglio del geloso spettro dei defunti dunque può custodire i loro segreti. Aprire la necromanzia del Tai significa rischiare la follia per mano degli spiriti, il Muay Thai. Ma il viaggiatore saggio, in grado di camminare sul confine che separa vita e morte, otterrà una conoscenza nota a ben pochi mortali. Il resto descrive in dettaglio le precauzioni e i rischi associati al Pupu Pipi. Ciò mi sono avvizzito. Cos'è sta cosa? Sono maledetto. Ne ho meno uno alla Costituzione. Va bene. Quanto vale questa roba? 2000 soldi. La mandiamo subito. Raccogliamo, aggiungiamo a mercanzia. Però la mandiamo al nostro maghetto Oscura Pulsions. E noi siamo maledetti. Chissà se riusciremo a risolvere questa maledizione. Non è che mi spaventa almeno uno a Costituzione, ma. Vabbè, queste sono delle cose varie. Ok, ora dobbiamo risolvere l'altra situa. Allora, quindi, a giudicare da come ha funzionato questa. Allora, noi veniamo da dietro, giusto? Veniamo da qua. Ok, questa qui di Elminster l'abbiamo aperta. Questa qui è quella che ci porta nelle salette teletrasportanti. E quest'altra di Karsus è chiusa. Quindi immagino che adesso dovremo cercare di aprire quest'altra. Quindi dobbiamo continuare a fare puzzelini. A random e vediamo un pochino. No, l'ho cliccata. Cazzo, via via via. Ok, questa non funziona. Va bene. Andiamo di qua. Aburation. Selvaggia. Questa è nuova. Ombra demoniaca. Argento ombra. Quindi ombra demoniaca argento. Proviamo a caso, che cazzo vedo di tanto. A posto, perfetto. Abbiamo risolto. Madre mia, ho pigiato tutto, aiuto. Ho resistito, ok. Con la presente alla tesoriera di Karsus. Vabbè, arrivederci. Speriamo che in speriamo ci sia un altro libro da 2000, così almeno poi ci andiamo a comprare la super armatura, quella de. Esci. L'armatura del Cristo Redentore è lì fortissima. Oh mamma, dove sto? Invocazione. Portale. Fammi ritornare dagli altri. Madre mia, non si può più. Trasmutazione. Ecco qua. Ok, ma abbiamo aperto pure quest'altra. Andiamo di qua. Arrubiamoci tutto e vediamo un po' che c'è sta. La tesoriera di Karsus. Mr. Karsus. Qua ci saranno mastre pergamene. Ovviamente. Dalla all'oscura Pulsions.
Catena di fulmini, vabbè. In realtà noi già ce l'abbiamo, queste cose. Ok, qui c'è un altro di questi libri. Gli annali di Carsus. C'è anche un calice d'oro. Che sicuramente varrà pergamena di detronizzazione. Mago, sei avvisato. È un grande paradosso di noi altri, così consapevoli di quanto valga l'arte di apprendere. Ritenerci sempre più furbi di coloro che ci hanno preceduto. Se l'invidia è il peccato dell'artista, l'arroganza è quello del mago. Pur temendo di vederlo cadere nel vuoto, reitero qui il mio monito. Più un mago si avvicina al regno del divino, più l'oblio gli si fa incontro. Gli si fa incontro, sì. Mi ritenevo all'altezza di Mistra, così escogitai un piano per rendermi uguale. Spiccai un filamento di trama e lo racchiusi in un amuleto, la cui ideazione mi aveva portato via i miei anni migliori. Non ricordo se fu più subitanea la sorpresa o il pentimento. Finii istantaneamente in trappola nell'amuleto, trascorrendo quasi un millennio a passare di mano in mano fra collezionisti ed esposizioni. Solo ora che ho ritrovato la libertà, stento ancora, in grado di sollevare il calamo, posso lasciare ai posteri quest'ultimo avvertimento. Quindi state attenti, non siate arroganti. Clicca questa, così arroganza, prendiamoci tutte le malattie del mondo. Un antico libro scritto a mano, rilegato da capo almeno 2 volte, che attesta di essere uno zibaldone appartenente al mago Ur-Karzus in persona. È vergato per la maggior parte nel suo personale codice cifrato, ma l'ultima pagina è scritta in chiaro. Il grande incantesimo di trascendenza è mio soltanto e giammai lo affiderò a inchiostro e pergamena, ma ho per giunta forgiato 3 supremi oggetti incantati che sono l'incarnazione fisica della mia magia. Sono. Di essi lascerò testimonianza. 3 oggetti. Vi sono una corona, un globo e uno scettro, ciascuno dei quali può dirsi quasi vivo, ciascuno dei quali possiede un suo potere e un suo scopo. Li ho battezzati paramenti di Carsus. La corona di Carsus serve ad attrarre e assorbire conoscenza magica, nonché a conferire a chi la indossa dominio su se stesso, onde poter permanere individuo a sé stante, separato dalla trama. Questo perché lui si è inculato da solo con la trama, no? Il globo di Carsus è un dispositivo di stoccaggio che condensa il potere mistico, poiché ne raccoglie in continuazione. Richiede lo sfogo periodico delle eccedenze. Lo scettro di Carsus è un utensile di protezione, uno strumento di focalizzazione pensato per brandire con precisione forze di amplitudine inimmaginabile. Rendo noti tali oggetti, poiché se non riuscirò a ottenere l'immortalità, essi persisteranno e oserei dire mi sopravvivranno. Carsus sa un paio di cosette. Pergamena di detronizzazione. Lacera l'essenza di un nemico agendo sul tessuto della trama. Minchia, fa 1 miliardo di danni. Anche questo varrà un pacco di quattrini. 2K, vai, vai. E manda alla Pulsion. Vediamo di qua la pulcra. Pulsion, Pulsion, vai, vai. Pulsion, Pulsion. Cosa, questo è uno... Oddio, in realtà sta roba qua... Attenzione all'alabarda di Merregon, ragazzi. Non è malaccio sta roba, eh. Noi gli mandiamo un attimo tutta sta robetta a Karlach qua, eh. Gli mandiamo sta robetta a Carletto. Ma che c'è un muro invisibile qua, qualcosa? Asciabbabene. Ah, tutte queste robe qui me le aggiungo. Oh, cabo. Ho fatto una stronzata. Più recente, falcione, ascia bipenne. Cazzo. Ce n'era una che era speciale, ma la devo andare a ritrovare nell'accampamento. Porca paletta, vabbè. Queste varranno pure qualche soldino. Vabbè, io penso che ci siamo. Qua abbiamo finito, no? Possiamo pure andarcene. Direi che le porte le abbiamo aperte tutte, per cui... Questo posto è terminato, possiamo uscire da qui. Ed è stato molto buono. Fammi fare pure una salvatina, va che ho fatto un bel po' di soldini. Ora ce ne andiamo a fanculo felici e contenti. Sicuramente ci sarà altra roba da rubare. Che succede? Perché ho sentito una spell aggressive? Che sta succedendo? Andiamo subito all'accampamento, proprio prima cosa così, senza passare dal via. E in questo modo andiamo a ricercare quell'oggettino lì che avevamo
che avevamo lasciato. Eccola, una era alabarda di Merrigon, verde, niente di particolare. Allora, però sta roba qua io... Aspetta un attimo, fammi prendere lei. Facciamo boom boom. Raccogli, aggiungi a mercanzia. Così almeno usciamo, vendiamo tutto. Io andrei pure un attimo lì al negozio. Tra l'altro, fatemi accendere la luce, va, così mi si vede un po' meglio. C'è questa che c'è, vede la mia facciazza on screen. Vediamo un po'. Allora, mo usciamo da qui, scendiamo. Si sono arrabbiati. Era meglio se mi teletrasportavo. Ok, perfetto, se sono solo un po' arrabbiati. Bisogna fare pure quell'altro portone di metallo, ma prima parliamo con la proiezione e vediamo di vendergli qualcosa. Allora, lui c'ha 2007, per cui stiamo belli, belli croc. Allora, aggiungi mercanzia, gli stiamo dando 1600. Mazza, per sti libri c'è da solamente 6,45 sto pezzo di merda, maledetto. Vabbè. Che tocca fa. E ci avevamo qualcos'altro, se non sbaglio. Senza estremamente potenti, poi... 6.200, questo poi lo metti qui e te da 6.45, maledetto il cane. Niente, vabbè. 10k ce l'abbiamo, mo ci andiamo a comprare quell'armatura rotta e poi andiamo a fare il resto di qua. L'armatura questa qui la dobbiamo prendere perché è troppo strong. Tra l'altro lui c'ha qualcosa qua dietro che potremmo rimediare, un forziere pesante. Ci frega un cazzo, zio, dacci sta armatura. Faccela mettere subito, subito. Oh, ecco qua. Ci siamo. Siamo golden, siamo golden. Entriamo qua dentro. Questa zona qua, devo dire che a livello di FPS suca un pochino, perché c'è parecchia roba. Nonostante ci abbia una 3070 Ti, mi pare. Non mi ricordo manco che cacchio di scheda video c'ho, onestamente. Questa purtroppo viene presa proprio di mira da... Devo un attimo girare sto coso. Ragnetto mi vede. Salviamo un attimo per sicurezza. Dai, dai, che dobbiamo aprire tutto. Scassination. Vai, bello, un buon 16. Entrare. La strada verso Karsus. Quale scorcio della vera importanza della magia potrebbe offrire Silver Hand? Afferra la mano promessa e guarda la biurazione che attraversa il suo palmo, perché anche a te servirà la protezione e curazione dei fuochi. Sono attraverso le tue fiamme... Questa mi sa che ci dava tipo un po' un'indicazione su come andare a... Cos'è per le persone forti e robuste? Ma dopo guardo sta cosa. Maghi degni di nota. E dico, forse ci dava l'indicazione su come muoverci in quel posto lì. Ma non c'è un cazzo di utile. No, facciamo che ce ne andiamo e basta. E questa. Che palle! Ma non ho fatto un cacchio. Questa delle persone per le. Oh! Le persone forti e robuste, sarà una missione.
Ah, no, è la cosa del canto notturno. Vabbè, possiamo andarcene da qua. Ci siamo rubati abbastanza roba. Quella stanzetta l'abbiamo vista. Sicuramente sopra nella torre qualcos'altro c'è. Però non armeggiamo oltre. Direi andiamo di qua e vediamo. Vediamo di fare questa. Aiutare i sopravvissuti alle megere qua. Qua che genere di ratteria succede? Questi sono morti, oh. Cazzo avete combinato? Scoundrels. Found his forks gutted. Didn't see it happen though, thank the gods. City's home to some proper sick bastards. Ok, e non ci fa. Basta, è finita così. I got lost. Shouldn't have run away. Povero bambino, in realtà non ce ne può fregare di meno, andiamo avanti. Qua fanno i fuochi d'artificio. Negozio di fuochi, ci dobbiamo venire qua. Vediamo lo scorcio qua che c'è, bello, molto figo. C'è anche un porticciolo simpatico da questa parte. Ma andiamo prima alla mission e poi vediamo tutta questa area qua. Era sottoposta a indagine qua dentro. E che fai, te ne privi, scusa? Go for a good meal. Posso spaccare questo coso? Vai, vai. Andiamo a indagare noi qua. Documento macchiato di sangue. Madonna, qua è successo qualcosa. Frank Pertrini. Schizzi disordinati di un rosso marrone. Assi isolate. Chiave. Chiave del forziere, ok, che poi l'avremmo aperto lo stesso, ma ok. Schizzi disordinati di un rosso marrone intenso adornano questo pezzo di pergamena. Chi desidera affrontare il tribunale dell'omicidio ed entrare nel tempio di Baal deve uccidere i bersagli di questo elenco. Ok. Figaro, alcuni l'abbiamo. Frank Petrie, eccolo qua. Frank Petrie è quello che è stato assassinato proprio adesso. Gli hanno fatto un casino, gli hanno fatto. Dacci di Pippo. What a pasticcio, ragazzi. Chiave del portello. C'è un portello qua da qualche pizzo, quindi mi state dicendo questo? Devo dire, non vedo portelli qua in zona, onestamente, però. Sembra. Ah, sta casa c'ha un doppio fondo, qualcosa de. Vediamo Frank Petrì che c'ha addosso, più che altro. Biglietto insanguinato, ok. Questo pezzo di carta insanguinata scarabocchiava da una mano irregolare e eccitata. Hai scelto di stare dove non dovevi, per tree, albero de pere. Hai piazzato gli sputafuoco del signorotto in tutta la mia città. Disgusting. Non lasciano sangue, non c'è arte, solo cenere bruciata e bracci di cadavere. Ti sto scrivendo da tuo scantinato. Sai, è piuttosto grande, spazioso. Non troverebbero mai tutti i tuoi pezzi se li spargessi per bene qui. Scantinato, scantinato. Tuo scantinato. Eccolo qua. Era nascosto bene, devo dire. Ma queste sono interiora di gente sparse ovunque. Piccolo coraggioso. Mazza, ma è enorme, oh, ma come piccolo? Ah! Braccio mozzato di pagliaccio. Jay, ma l'abbiamo trovato tutto, Tribbles, mi sa, leggi. L'effigie di Yagashura che bruciò la sua mortalità. A cosa servì il suo cuore? Si credeva un titano, ma morì sussurrando invocazioni a sua madre. Al di sotto si trova una firma esagerata, scritta con il sangue. Oro in la rossa. Ok. Qui c'è una fiamma. Madonna santa, qua hanno fatto un casino. Questa è quella scoppiata di Orin.
Sì, faceva una volta, faceva pezzi alla gente. Ma abbiamo fatto a pezzi noi, arrivederci, però. Vai che c'è sta un po' di robetta qua, vai, buono, buono. Vabbè, ma solo merda, ma dateci, che ne so, due panini, qualcosa. C'è una porta di metallo qui che continua, sarà enorme sto posto, infatti. Oddio, enorme, no, però è grandicino. Quanto basta? Spada lunga più uno. Cioè, roba che possiamo vendere, per carità, però. Questa è una cassaforte. C'avevamo la chiave, mi sa. Beh, sì. Spada corta, 8-13 danni. Vabbè. Manda all'accampamento. E una mezza armatura più 2, media. Manda all'accampamento. E poi due monete dell'anima. Bene, bene. Possiamo andarcene da qua, mi pare. Abbiamo rimediato qualcosuccia di aggiuntivo in questo posticino. Va bene, usciamo di qua. Andiamo in questa casetta qua giù, che non capisco come cazzaccio ci si entra. Ci si entra da qua. Tocca fare tutto un giretto alla Fallout qua. Questa cos'è? Tutta scacata, sta città. Dai, come diavolo facciamo qua? Porca miseria. Aspetta un po'. Qui c'è una roba per le cose leggere. Ti scrivo con la vergogna nel cuore, mio fratello. O meglio, mio fratello, la luce della mia vita, è caduto vittima di una megera malvagia. Cercava fama e fortuna, e lei gliele ha date. Ora siede nella piazza della mia città natale, una statua al centro di una fontana, con una targa ai suoi piedi che recita: getta una moneta per trovare la fortuna. A volte l'acqua si riversa nella piazza e la fontana trabocca di monete. Io l'ho deluso, ero così preso dal mio dolore che non mi sono accorto del suo. Poi ho visto il manifesto che pubblicizzava questi incontri con altri sopravvissuti alle megere. Potrei partecipare? Penso che mi farebbe bene al cuore incontrare alcune persone che hanno sofferto come me. Grazie di cuore, Yatlo. Dobbiamo per forza aprire. Comunque giocare senza un ladro è impossibile, cioè. Non si può, è illegale. Avviso di sfratto. Oh, ora basta. Tempeste di neve in casa, sangue che cola dalle finestre. Ora il gatto di signor Wimbley sta vomitando rane. Quel povero uomo ha avuto un attacco di cuore per lo spavento. Dannazione. So che state cercando di opporvi alle megere, o gli dei soli sanno cosa. Ed è fantastico, davvero. Ma non posso mettere a rischio tutto il distretto solo perché con la vostra stupidità ne avete fatto incavolare una. Tenetevi i soldi dell'affitto, vi voglio tutti fuori entro domani. Oi oi. Bello. Anatomia delle megere. Vabbè, questa è un po' di robetta aggiuntiva. Queste qua le raccogliamo, che sono ingredienti interessanti. Che c'è? Qualcosina qua giù, bisogna passare sotto. Sacco di loot. Oh, finalmente del cibo. Un po' marcio alcune cose. Manifesto del gruppo di supporto antimeggere. Lettera appena leggibile. Cara signora Adriel, Cled ha trovato una casa. Un simpatico vecchietto di nome signor Garlo viveva qui, ma il suo vicino ha detto che non ci abita più. Cled pensa sia perfetto. Possiamo nasconderci dalla megera o combattere, o qualsiasi altra cosa tu pensi sia una buona idea. Cled sa che avrai un buon piano. Cled ti aspetterà dal vecchio Garlo. Ciao. Ok, quindi ci siamo digivoluti. Dobbiamo andare dal vecchio Garlo. Di qua. Ah, noi dobbiamo ancora perlustrare l'ufficio di Tolna. Perché che cazzo ci manca ancora dentro questo ufficio, raga? Non capisco. Torniamo un attimo indietro e facciamo questa cosa. Che quanta roba ci devo trovare là dentro? Non riesco a comprendere cosa manchi, perché ci abbiamo veramente rimediato qualsiasi cosa lì dentro.
Abbiamo convinto Donna a rivelarci come accedere alla tesoriera, l'ingresso attraverso il suo ufficio, anche se si è rifiutato. Dobbiamo trovare un modo per entrare nel suo ufficio. Ma l'abbiamo fatto, ma che cazzo. Vabbè, sapete che non mi ha aggiornato la quest, dai sti cacchi. Dobbiamo andare giù di qua, per la zona Megiere. Però sta da questo lato qui la questione Megiere. Come ci arriviamo? Fateci vedere un po'. Ah, scendiamo qua. Makes sense. Questa è un'altra zona nuova, tra l'altro. Con porte ovunque, posti da visitare e quant'altro. Favoloso. E... questi stanno chiusi qua dentro a chiave. Sì, bara di legno duro. Vabbè, apriamo sta cosa, che vedevo di... non è che c'era molta scelta. Dovevamo aprire sta roba e vedere che succede dentro qua. Vediamo un attimo. Vai, vai, entra, entra. Che cazzo è lì? Maiatolo è morto. No. Eccolo, Cled. That's a dead red cap, all right. Ugly bastards. Quindi queste sono Megiere? No. No, non sono Megiere, questa qui non mi sa di Megiere. Saying Ethel was dying. Could it be? Is our tormentor gone? Is Ethel finally dead? Well, I'll bloody be. Ah, ma Irina era la ragazzetta della Megiera, come no? È vero, quindi stavamo scappando da Ethel loro, ok. L'abbiamo fatta secca a sto giro. Who rescued me and my little one from Auntie Ethel and was then kind enough to finish the job. This is the one who dared the depths of a hag lair. It is a pleasure. Mayrina has spoken of you often. Bene, bene, quindi erano loro. Che piacere rivederli. Piacere di conoscere. We were researching hags when Auntie Ethel's red cap found us. A cheers for taking care of the witch. Only sad I couldn't see it. That's a nice way of saying I'm not such a brat. But I appreciate it. But with Ethel gone, maybe I'll finally sleep in peace. Thanks. From me and the little one. E ci ha dato un amuleto delle sembianze fatate. Ottieni vantaggio ai tiri salvezza su intelligenza, saggezza e carisma. Ok. Interessante, ma direi anche sti cacchi. Ok. Yatlo qua è esploso. Vabbè, e questa l'abbiamo fatta, regà. Io direi basta, mo diamo un'occhiata se c'è qualcosa. Diario macchiato d'inchiostro. Se c'è qualcosa di... pollo intero, c'è roba da mangiare. Padrone, vabbè, roba di Cled questa, sti cacchi. Andiamo a prendere i pogliacchi, va. Pogliacco. Vai, vai. Siamo al cibo. Ecco, questo qua. Manda all'accampamento, così ci alleggeria. Sta cosa che non manda in automatico il cibo all'accampamento è veramente devastante. Ci stanno un paio di cose che proprio non riesco a capire. Un paio di cose che proprio non riesco a capire perché le hanno fatte così. Però vabbè, il gioco è favoloso, quindi insomma va bene così, non è un problema. Bottiglia vuota, ok. Andiamo a vedere sopra.
Tipo il fatto che tu, quello che dicevamo nelle altre puntate, no? Il fatto che tu non possa. Qua c'è una. Però non si può aprire. Il fatto che tu non possa mandare la roba. Usare l'inventario quello dell'accampamento anche quando sei in giro, no? Cioè, sì, figo, realistico che mi fai fare i viaggi. Però insomma, non serve a niente. Completamente inutile. Non ha proprio alcuna. Ma qua è proprio tutta cacata sta zona. Hanno distrutto tutto. Si può andare pure sopra qua. Diario calpestato da zoccoli. Ho sognato di nuovo Ethel. Rideva con la bocca piena delle mie budella mentre mi strappava a morsi. Vabbè, queste sono cose terribili che sono successe. Ragazzi, non leggiamo queste cose terribili. Lasciamole al passato perché Ethel è mega morta. La ragazzina è libera. E stiamo no a posto de più. Ecco quello che mi serviva. Vabbè. Dai. Qualcosina, qualcosina. Vediamo un po' qua su. Il resto sarà tutti vestiti funghi, banane marce e cagate varie. Wow. Ma voi ve la immaginate una terrazza così, raga? A Baldur's Gate. Che spettacolo. Subito, vabbè. Torniamo giù. How many died?